Il rapporto con Poggi Ponzi l'ho raccontato in sala, sono circa 40 anni che nel cabaret ce lo metto. Poggi Ponzi c'ha un nome che mette allegria, per cui è chiaro che Poggi Ponzi e Borca Buggiano sono tutti quei nomi che sembrano usciti dalla penna di Walt Disney. E fa un parecchio Poggi Ponzi? Pare parecchio Poggi Ponzi, ma se te hai visto il film è anche nominato in questa pellicola, proprio in virtù di quello che ti ho detto. La cosa che mi ha fatto ridere è la mia figliola che, entrati dentro Poggi Ponzi in centro, ha detto: ah, ma Poggi Ponzi esiste, perché lei credeva veramente che fosse un nome divertente, come tanti l'ho raccontato a Milano, a Roma, pensano che Borca Buggiano esista solo nel cabaret e non nella vita. Quel Bugliano, insomma. Che continuando con l'interazione, pare parecchio Poggi Ponzi, ma pare anche parecchio Pieraccioni. Ma pare sì, anche se è un film un pochino diverso, dove ho aperto un pochino lo spiraglio ai sentimenti, cosa che avevo fatto negli altri film in maniera magari un pochino più morigerata. Qui ho detto: raccontiamo questa famiglia sgangherata che c'ha l'ultima occasione per abbracciarsi.